ancora una volta un gol nei minuti finali di gioco e questo girone di ritorno, ennesimo pareggio, anche un po' sfortunato per questa vocina, anche se oggi durava meritato. Sì, diciamo che è una situazione che si ripropone un po' troppo spesso ultimamente. E ci lavoriamo, però purtroppo non è abbastanza perché è capitato anche oggi. Secondo me oggi siamo partiti molto molto bene, abbiamo interpretato bene, con la voglia di vincere. E poi, come ho detto prima, è capitato quello che capita un po' troppo spesso, non riusciamo a chiuderla. E spesso alla fine veniamo beffati, quindi c'è grande rammarico, però purtroppo dobbiamo rimboccarci subito le maniche e andare a prenderci quello che ci spetta nelle ultime partite. C'è qualche risultato in particolare nelle ultime settimane che ha minato le vostre certezze? Ci sono state diverse beffe nel finale, come ho detto prima, ma credo che non abbiano minato niente, nel senso che sappiamo cosa possiamo fare, sappiamo quanto valiamo, ripeto, purtroppo c'è questa situazione che sta caratterizzando un po' tutta l'annata e continuiamo a lavorarci, non c'è altra ricetta secondo me che lavorarci ancora di più per cercare di limitare questi errori nelle ultime partite e prenderci i playoff. Pareggiandoci quanto coincide sul vostro lato, anche il gioco, visto anche la gara Sì, sapevamo che era quanto era importante vincere oggi perché appunto il Moravera deve poi recuperare un'altra partita, però non perdiamo d'animo e siamo fiduciosi. Certo, sì, sicuramente a questo punto non vale quasi più la classifica perché abbiamo entrambe motivazioni, anche loro hanno motivazioni molto alte perché devono salvarsi, quindi sarà una battaglia e ci faremo trovare pronti sicuramente.